agenti del commissariato di Licata in collaborazione con le squadre mobili di Agrigento e Palermo. Il disegno di legge a sostegno delle imprese per l'informazione locale ha superato l'esame della Commissione Attività Produttive in una sola seduta. L'intervento di Sergio Caro, presidente dell'Est Libere Emittenti Siciliane. Sabrina ad Agrigento innanzi al Palazzo della Provincia organizzato dal Movimento 5 Stelle per protestare contro l'aumento delle tariffe idriche ad opera di Ato Idrico e Girgenti Acque. L'europarlamentare agrigentino Salvatore Iacolino interviene a seguito della bocciatura da parte della Corte Costituzionale dell'abolizione delle province, così come contenute dal decreto Salva Italia, e auspica adesso si proceda alle riforme istituzionali. Bentrovati con una nuova edizione del TG98. 8 arresti per spaccio e traffico di eroina sono stati effettuati dagli agenti del commissariato di Licata in collaborazione con le squadre mobili di Agrigento e Palermo. Vediamo. I poliziotti del commissariato di Licata, agli ordini del vicequestore Giancarlo Consoli, in collaborazione con gli agenti delle squadre mobili di Agrigento e Palermo, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento Ottavio Mosti, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Andrea Bianchi, hanno arrestato 8 persone per traffico, detenzione e spaccio di droga. Gli arrestati sono in carcere Maria Occhipinti, 30 anni di Licata, Mohamed Khelifi, 36 anni tunisino, Giuseppe Famà, 26 anni di Licata, Rosario Consagra, 46 anni di Licata e Fauzi Mehiri, 38 anni tunisino. Ai domiciliari sono stati ristretti Giacomo Occhipinti, inteso Piscimoggio, 67 anni di Licata, Vincenza Dorsi, 58 anni di Licata e Giuseppe De Caro, 33 anni di Licata. Le indagini sono state sostenute con servizi tecnici e metodi tradizionali, quindi osservazioni, pedinamenti e intercettazioni, e avrebbero svelato le attività del presunto gruppo criminoso impegnato nel traffico di eroina destinato al mercato locale. La fonte di approvvigionamento sarebbe stata invece Palermo. I poliziotti hanno sequestrato alcuni quantitativi di stupefacente e materiale utilizzato per lo spaccio. Numerosi assuntori e quindi acquirenti della droga sono stati segnalati alla prefettura. Ad Agrigento, lungo la salita a Madonna degli Angeli nel centro storico, due malviventi travisati con delle calzamaglie sono entrati dentro l'abitazione al piano terra di una pensionata di 90 anni. L'hanno minacciata, picchiata e rapinata della pensione, costringendola a consegnare il denaro custodito in un cassetto, circa 800 euro, i soldi della pensione prelevata ieri mattina. La donna è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, sta indagando la polizia. Il Tribunale di Agrigento ha disposto che l'imprenditore di Favara, Antonino Baio, di 72 anni, così come richiesto dal suo difensore, l'avvocato Salvatore Russello, sia sottoposto a perizia psichiatrica al fine di accertare la sussistenza delle sue capacità di intendere e di volere. La sera del 28 novembre 2012, quando ha sparato contro l'imprenditore compaesano Calogero Palumbo Piccionello, uccidendolo. Al Palazzo di Giustizia di Agrigento, a conclusione della requisitoria, il pubblico ministero Santo Fornasiera ha chiesto la condanna a 28 anni di reclusione ciascuno a carico di Vincenzo e Nicola Bonfanti, rispettivamente di 56 e 25 anni, padre e figlio di Palma di Montechiaro, imputati e giudicati in abbreviato per l'omicidio del palmese Nicolò Amato, 65 anni, assassinato il 22 aprile 2011. Sono già stati inflitti 18 anni di carcere a Raimondo Bonfanti, altro figlio di Vincenzo. Accogliendo le istanze del difensore, l'avvocato Giuseppe Barba, il Tribunale di Agrigento ha scarcerato e ha restituito la libertà a PB di 60 anni di Favara, detenuto ai domiciliari perché sorpreso a seguito di perquisizione domiciliare in possesso di una pistola Beretta calibro 22 con regolare matricola e 24 cartucce, il cui possesso in altra abitazione è stato a suo tempo denunciato dal proprio genitore, deceduto da oltre un decennio. A PB, in attesa del processo per direttissima, è stato imposto l'obbligo di presentarsi 3 volte alla settimana in caserma.
Oggi venerdì 5 luglio è primo giorno di sciopero degli avvocati, l'organismo unitario dell'avvocatoria ha detto l'astensione dalle udienze penali, civili, amministrative, contabili e tributarie anche per i prossimi 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16 luglio ha invitato tutti gli ordini territoriali ad indire in tale periodo assemblee permanenti per comunicare e rendere note le motivazioni della protesta e le diverse proposte dell'avvocatura. La protesta è insorta a seguito dell'approvazione da parte del governo del cosiddetto decreto del fare, tra la reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione civile, la depenalizzazione di alcuni reati, la riforma di alcune leggi definite criminogene come la legge Bossi-Fini, la modifica del sistema sanzionatorio e della custodia cautelare, l'ampliamento dei limiti temporali, delle misure alternative alla detenzione e altro. La terza commissione attività produttive dell'ARSA ha approvato ieri dopo una seduta a fiume il DDL numero 304 sull'editoria siciliana. Sono stati accettati l'80% degli emendamenti suggeriti dall'associazione LES, libere emittenti siciliane che conta 86 TV locali aderenti. Tra gli emendamenti approvati l'istituzione del credito d'imposta per le imprese che investono in pubblicità. Sono soddisfatto, afferma il presidente di LES, Sebbi Roccaro, per l'edito del DDL, in modo particolare per la mia richiesta di introduzione del decreto d'imposta per i negozi che fanno pubblicità e che contemporaneamente potranno dedurre dalla propria dichiarazione dei redditi l'intero importo investito. Ci sono ancora alcuni aspetti del DL da migliorare, continua Roccaro, a partire dal fatto che la legge non deve escludere nessuna delle 104 TV presenti nel territorio. Sentiamo. Siamo soddisfatti dell'esito in commissione del DDL perché finalmente l'emittenza televisiva e radiofonica potrà avere una legge che manca in Sicilia rispetto a tutte le altre regioni d'Italia, dove invece hanno avuto tutte le televisioni nel passaggio del digitale un aiuto da parte della regione di appartenenza. Abbiamo fatto in modo che in commissione, grazie ai suggerimenti ai vari parlamentari, si sia introdotto nel testo di legge il credito d'imposta per chi investe in pubblicità televisiva, radiofonica o anche sulla carta stampata. È un grande passo avanti perché finalmente si arriverà ad una legge, speriamo entro la pausa estiva. Intanto adesso con la Commissione Bilancio stiamo già parlando perché vogliamo che almeno questa legge possa essere finanziata. Speriamo bene. La Corte Costituzionale ha bocciato il decreto Salva Italia nella parte in cui abolisce e riforma le province nella regione a statuto ordinario. La bocciatura però non incide sulla riforma in corso in Sicilia, regione a statuto speciale. Così dichiarano e sottolineano il presidente del gruppo del Partito Democratico alla Regione, Baldo Gucciardi, il vicepresidente della Commissione Affari Istituzionali, Giovanni Panepinto, ed il parlamentare Gianfranco Vullo. Gucciardi, Panepinto e Vullo spiegano entro il 31 dicembre, così come previsto, la riforma organica delle province diventerà operativa con la nascita dei consorzi dei comuni. Il gruppo PD all'ARS è già al lavoro per contribuire a definire un testo che tenga conto di ogni aspetto della riforma, con particolare attenzione alla fascia transitoria, dalla distribuzione delle competenze e alla tutela del personale. Presto sarà presentata una proposta formulata al termine di un percorso che ha visto il PD confrontarsi con soggetti, enti e rappresentanti dei lavoratori. Un gruppo di 138 immigrati arrivati a Lampedusa ieri hanno lasciato l'isola con il traghetto di linea e sono arrivati a Porto Empedocle in serata. In 63 sono stati accompagnati al centro di accoglienza di Mineo, mentre in 75 sono rimasti nelle strutture dell'Agrigentino. Al centro d'accoglienza, in contrada Imbriacola, al momento rimangono 305 persone. Da quando è stata resa nota la notizia della visita di Papa Bergoglio a Lampedusa sono state tantissime le richieste e le prenotazioni per raggiungere l'isola. Difficile trovare posti in aereo e navi già al completo da diversi giorni, così sono stati intensificati i collegamenti marittimi in attesa della visita del Papa di lunedì.
Sabato notte, lunedì pomeriggio, sulla tratta tra Porto Empedocle e Le Pelagie viaggerà la nave Aurelia II della Tirrenia in aggiunta al traghetto Paolo Veronese. La nave Aurelia II, noleggiata appositamente dalla Compagnia delle Isole, ha a disposizione 800 posti e una stiva per il trasporto merci molto più capiente. E adesso qualche minuto di pubblicità, tra poco. Sit-in ad Agrigento innanzi al Palazzo della Provincia organizzato dal Movimento 5 Stelle per protestare contro l'aumento delle tariffe idriche ad opera di Ato Idrico e Girgenti Acque. Sentiamo. Aumento delle tariffe idriche in provincia di Agrigento, allora. Il Movimento 5 Stelle scende in piazza. Sì, allora l'aumento del 14% delle bollette idriche dovrebbe essere giustificato da un aumento almeno uguale della qualità dei servizi offerti. Questo non è avvenuto, quindi un aumento del genere secondo noi è assolutamente ingiustificato. A fronte di questo aumento c'è viceversa il nostro litorale che ancora usufruisce la nostra città ancora non usufruisce del depuratore nell'ido di San Leone. Questo è una cosa che crea un documento enorme all'attività imprenditoriale, alle attività turistiche e a tutta la cittadinanza. Se noi vogliamo creare sviluppo turistico dobbiamo e quindi sviluppo economico e quindi lavoro per tutti e quindi decoro urbano e quindi veramente un'opportunità, una chance di futuro per i nostri giovani, dobbiamo partire da elementi di base. La depurazione deve essere fatta, il prezzo dell'acqua deve essere congruo con dei parametri nazionali, cioè bisogna ripristinare degli elementi di vivibilità normali che sono essenziali per l'intrapresa turistica. Senza questi elementi basilari per l'economia non ci sarà intrapresa turistica, perché nessun imprenditore è disposto a fare investimenti e a fare intrapresa turistica in posti dove non c'è la depurazione. Anche Punto a Capo partecipa alla manifestazione contro l'aumento delle tariffe idriche. Certo, noi abbiamo aderito volentieri all'iniziativa che parte dal Movimento 5 Stelle di Siculiana. Avendo avuto notizia ci siamo precipitati a partecipare immediatamente, perché il problema dell'acqua è un problema generale, non è un problema di partito. Certo, avremmo voluto vedere oggi qui con noi a protestare, a manifestare i politici che tanto a parole si occupano dei problemi della gente, soltanto a parole, perché i fatti ci dimostrano il contrario. E la dice lunga appunto l'interesse che questi hanno nei confronti del bene comune. Dopo che la settimana scorsa il sindaco di Agrigento Marco Zambuto aveva evidenziato l'assoluta gravità con la quale si era provveduto ad applicare un ulteriore aumento delle bollette idriche e la conseguente formale diffida di qualche giorno fa, alla quale il commissario del lato idrico ha risposto, il primo cittadino del capoluogo replica evidenziando alcuni problemi. Prima di tutto, dice Zambuto, con il nostro ufficio legale abbiamo avviato un approfondimento delle varie voci che compongono la tariffa attualmente applicata da Girgenti Acque. È da ribadire poi con forza che l'aumento del 10% già inserito in bolletta è stato da noi contestato e sarà adesso impugnata davanti all'autorità per l'energia elettrica ed il gas e in eventuali altre sedi competenti. E poi, dice ancora il sindaco di Agrigento, il commissario si dà la zappa sui piedi quando ritiene di dover difendere una deliberazione che lo stesso qualche giorno fa aveva sostenuto che poteva essere applicata solo dopo l'avvenuta autorizzazione da parte dell'autorità citata, mentre, come abbiamo verificato, l'aumento è stato già inserito nelle bollette spedite. Il segretario provinciale del PD di Agrigento, Emilio Messane, i segretari della città di Agrigento, Epifanio Bellini e Mimmo Pistone, intervengono sull'aumento delle bollette idriche. Gli annunciati aumenti delle tariffe idriche pesano sull'economia di un territorio che sta attraversando una delle crisi più nere che la storia ricordi. Sono passati 2 anni dallo storico referendum con il quale gli italiani hanno sostanzialmente voluto che la gestione dell'acqua tornasse in mano pubblica. Il significato politico di quel referendum è ancora disatteso, le bollette rincarate, gli investimenti sulle reti con la Brodo Fermi.
Il Partito Democratico raccoglie il grido d'allarme dei movimenti e dei sindaci e chiede che il commissario straordinario della provincia, nella qualità di presidente pro tempore del lato idrico, si attivi per sospendere l'aumento, anche alla luce delle pesanti obiezioni formulate in particolare dal sindaco della città di Agrigento, Marco Zambuto, promuovendo un incontro con i sindaci, i movimenti e le associazioni dei consumatori e soggetto gestore. Contestualmente chiediamo che l'ARSA acceleri l'approvazione della legge sulla gestione pubblica dell'acqua. Ad Agrigento i tecnici di Girgenti Acque hanno scoperto uno sversamento presumibilmente di acque nere lungo il fiume Agragas e quindi a mare attraverso una tubazione di 2 pollici proveniente dal pozzetto di un fabbricato. Sono stati avvertiti i vigili urbani e l'azienda sanitaria che hanno compiuto un sopralluogo. L'azienda sanitaria ha disposto i prelievi delle acque per stabilire se si tratta di acque nere o bianche. L'europarlamentare agrigentino Salvatore Iacolino interviene a seguito della bocciatura da parte della Corte Costituzionale dell'abolizione delle province, così come contenuto nel decreto Salva Italia, e auspica adesso si proceda alle riforme istituzionali. Sentiamo. Mentre a Bruxelles si allentano i vincoli di spesa nei confronti dell'Italia grazie ad un'attività costante e intensa che è stata posta in essere negli ultimi tempi, dall'altro canto anche a Berlino i ministri del lavoro si incontrano per poter dare una risposta concreta ed efficace nei confronti della lotta alla disoccupazione giovanile con interventi concreti e anche attraverso la Banca Europea degli investimenti che dovrebbe sostenere la piccola e la media impresa. Nel contempo in Italia la Corte Costituzionale annulla il procedimento di azzeramento delle province che dovrà essere riproposto semmai attraverso basi legislative di natura costituzionale, ma nel contempo getta un fascio d'ombra nei confronti anche della riforma posta in essere dal governo e dal Parlamento siciliano. Peraltro in una fase nella quale vi è assolutamente bisogno di certezze, di coerenza, di comportamenti. Il passo avanti dovrebbe essere quello di un riordino dell'architettura istituzionale con la riforma del cosiddetto Porcellum, ma anche attraverso una riforma verso il sistema presidenzialismo che potrebbe consentire ai cittadini di eleggere il capo dello Stato. Queste sono le direzioni sulle quali bisogna operare, nella consapevolezza che minori vincoli di bilancio consentiranno all'Italia, se vorrà il governo operare in maniera coerente come noi confidiamo, intervenire attraverso le infrastrutture, l'energia, la ricerca ed ancora attraverso la migliore offerta del turismo, a dare possibilità di lavoro ai tanti giovani che lo reclamano da troppo tempo. Il 12 agosto sarà celebrata la gara di appalto relativa ad interventi di adeguamento dello stabile che ospitò le aule e gli uffici del centro addestramento professionale ubicata nell'area ASI e che la Regione Sicilia ha dato in comodato d'uso alla provincia regionale di Agrigento per essere destinato ad ospitare i corsi dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato Fermi della città. L'importo complessivo dell'appalto è di €745.845, necessario per rimodulare i locali e adattarli alle esigenze di questo tipo di istruzione scolastica. Viva soddisfazione è stata espressa dal commissario straordinario. Si tratta di un importante appalto, ha commentato il dottore Benito Infurnari. È la conclusione di un lungo percorso di lavoro da parte degli uffici che assicurerà a questo importante indirizzo scolastico di poter iniziare il prossimo anno scolastico con grande serenità e soprattutto in un'area quale è appunto l'ASI, dove insistono numerose imprese ed aziende all'interno delle quali gli studenti potranno svolgere anche lezioni pratiche. Il dottore Alfredo Zambuto, direttore sanitario dell'ASP di Agrigento, comunica che dal lunedì 8 a sabato 20 luglio 2013 prossimo
Presso il poliambulatorio di Via America numero 1 a Raffadali sosterrà una unità mobile con lo scopo di effettuare la mammografia a tutte le donne residenti nel comune raffadalese di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Gli orari del servizio vanno dalle 8.30 fino alle ore 13 e dalle ore 14 alle 17.30 nel giorno, tranne il giorno 15 luglio prossimo per festività patronale. E adesso una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Il ritorno di Pino Rigoli in città è servito per fare il punto della situazione sia chiave potenziamento sia in chiave organizzativa. L'allenatore, incontrandosi col direttore generale Catani e col direttore sportivo Russello, ha definito i dettagli anche in previsione del raduno di vecchi e nuovi giocatori, i quali si ritroveranno da dirigente il 18 luglio alle ore 9. Nella stessa giornata visite mediche, una seduta di allenamento e nel pomeriggio una seduta in piscina. Il 19 luglio doppia seduta di allenamento allo stadio Asseneto, mentre il 20 partenza per il ritiro di Salemi. Al momento sul fronte potenziamento si lavora sotto traccia e si vuole capire cosa succederà in ambito regolamentare, soprattutto per quanto riguarda la nuova formula del campionato primavera. Ad ogni modo la società e lo staff tecnico non tralasciano nulla. Al momento sono 3 i nuovi accordi ufficializzati, mentre 4 sono riconfermati. Da qui l'esigenza di completare nei prossimi giorni tutto l'organico. Con le festività in onore del Santo Nero torna il premio Fotografa alla Festa di San Calogero, iniziativa ideata dal giornale internet agrigentooggi.it in collaborazione con il Consorzio Turistico Valle dei Templi. È giunta alla sua terza edizione, anche quest'anno si arricchisce della collaborazione dell'associazione BIN 24 Fotografi della Città dei Templi. Le foto, così come previsto dal regolamento del concorso, verranno utilizzate per scopi di promozione turistica e tutte pubblicate sul sito internet www.agrigentooggi.it attraverso un'apposita gallery. Un modo per raccontare le nostre tradizioni attraverso gli scatti dei lettori. Inoltre un'importante occasione per creare promozione turistica a costo zero per chi si fa carico di organizzare la festa di San Calogero. L'indirizzo email a cui inviare gli scatti è fotoagrigentooggi@gmail.com. Bene, questa era l'ultima notizia, vi lascio come sempre le nostre previsioni meteo, grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima edizione. Previsioni per oggi: al mattino a nord del tempo con cieli sereni, a sud del tempo con cieli sereni, nel pomeriggio a nord soleggiato con poche nubi, a sud poche nubi sfilacciate con schiarite prevalenti. Previsioni per domani: al mattino a nord bel tempo con cieli sereni, a sud bel tempo con cieli sereni, nel pomeriggio a nord bel tempo con cieli sereni, a sud bel tempo con cieli sereni.